Viaggiatori, se benvenuti a questo nuovo video, qui è Pablo Giallorosso. Siamo qui oggi analizzando una situazione che sta, diciamo, mettendo un po' di polemica all'interno dell'ambiente Roma. Io intanto mi siedo comodo perché se no sto in piedi e sto anzianotto. Eh sì, sto sempre in giacca e cravatta, ma ragazzi, quando uno è impaccato dei soldi con YouTube, uno se lo può permettere. E no, vabbè, a parte gli scherzi, c'è una comunione. Di mio fratello, auguri, Miki. Vabbè, parliamo del contratto di Florenzi, ok? Ci sono state moltissime polemiche, moltissime, come si dice? Oh, non so più parlare italiano, ok? Moltissime opinioni diverse tra i romanisti, e io voglio dire la mia, non che conti più degli altri, anzi. Allora, i giornalisti sono bravi a mettere zizzania, ok? I giornalisti, se hanno una piccola opportunità di far scaturire una polemica in un ambiente, non si fanno problemi, fidatevi, a farla. Perché negli ultimi giorni è giunta la notizia che Florenzi non voglia rinnovare. No, aspetta, sono uscite due notizie diverse, attenzione. La prima è che Florenzi non voglia rinnovare perché chiede 4 milioni all'anno e sono tantissimi. La seconda è che Monchi, la Roma, non vuole rinnovare il contratto a Florenzi proprio perché quest'ultimo chiede 4 milioni all'anno. La gente ha detto che non chiede 4 milioni all'anno, ma di meno, sui 2 milioni e mezzo circa, e quindi parliamone, va bene? Allora, è vero che Florenzi dopo l'infortunio si deve ancora un po' riprendere, è vero che Florenzi non merita 4 milioni all'anno, è vero che Florenzi per me è il futuro della Roma. È vero che Florenzi in quest'ultimo periodo sta mancando un po' di umiltà, l'hanno detto tutti e posso anche essere d'accordo perché è vero, è verissimo, ma è un momento così. Io sono sicuro che se la Roma si svegliasse e capisse che Florenzi non è e non può giocare terzino, cosa che sto ribadendo da secoli. Da secoli, prima che Florenzi giocasse terzino, ho detto Florenzi non può giocare terzino, quindi famosi due calcoli. Quando la Roma capirà questo e comprerà, si deciderà a comprare un terzino destro titolare, porcaccio la miseria, e tu rimetti Florenzi nel primo ruolo, vedrete che Florenzi tornerà il Florenzi che tutti noi conoscevamo. Perché Florenzi non è un fenomeno, non è nemmeno scarso. Florenzi non è un giocatore che ci mette il cuore. Uno dice, vabbè, sì, ma il cuore non serve a niente. Ma secondo me, in una squadra, un giocatore che abbia la grinta, come Florenzi, che abbia la sua duttilità, è oro, è patrimonio, ok? Che terzino non può giocare è evidente a tutti, ma allora, se noi non siamo stupidi, ci svegliamo e compriamo un terzino destro titolare con gli attributi, rimetti Florenzi nel suo ruolo naturale, che è quello di mezzala, che è quello di esterno offensivo. Cos'è Florenzi? Ogni partita che Florenzi ha giocato offensivamente, nel ruolo offensivo, ha sempre fatto bene, ha sempre fatto assist, ha sempre fatto gol. Quest'anno ha fatto una partita a Milano, esterno d'attacco, e ha segnato. Ha segnato. Quando Florenzi gioca nel suo ruolo in maniera offensiva, fa sempre bene. Perché Florenzi ha delle qualità, secondo me, non da meno, non da sottovalutare. Che poi non sia un fenomeno, non lo mette in dubbio. Non lo mette in dubbio, non è Totti, non è De Rossi. Però è un giocatore che secondo me è utile, è comodissimo a una squadra. Che deve tornare umile, è vero. Quindi, rinnovi il contratto a Florenzi, io te lo rinnovo il contratto. Io Florenzi non lo voglio vendere. Io non sono quello che dice che sia scarso. Sono uno di quelli che dice che 4 milioni non te li darò mai. Ok? 2 milioni io te li posso dare perché guadagna 1 milione e qualcosa. 2 milioni ci può stare, però poi tu devi valerli. 2 milioni io te li do. Alcuni dicono di no, io te li do. Poi sono opinioni diverse. Non sono 4 milioni, non sono 3 milioni, per me ci può stare. Però allora, ripeto, compriamo questo cavolo di terzino. Va bene? Ok. E niente, ragazzi, questa è la mia opinione su Florenzi. E quindi, ovviamente, io spero rimanga. Non vorrei cederlo, però, certo che se Florenzi non arriva a compromessi, che potremmo fare? Non è che possiamo andare lì alle caglie, le natiche, sì, le codiche e la pelle. Quindi, le natiche sono le chiappette. Va bene, ragazzi, possiamo concludere qua questo video. Quindi, questo lo può finire qui. Lascia un like, commento e iscrivetevi. Da Pablo Giorgio è tutto. Adios.